In attesa di vedere il primo video di gameplay e di scoprire la data di uscita di Assassin's Creed Valhalla, un nuovo importante leak ha svelato l'esistenza di un DLC contenuto nel Season Pass del gioco. Prima di analizzare i dettagli emersi, vi invitiamo a rimanere con noi e a iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità sul prossimo capitolo della saga degli assassini. Lo store tedesco di Ubisoft ha rivelato quello che appare a tutti gli effetti come il primo DLC per Assassin's Creed Valhalla. La missione storia del Legend of Beowulf viene indicata come parte del Season Pass e sarà disponibile anche nelle edizioni Gold, Ultimate e Collectors del gioco. Come sappiamo, il nuovo capitolo della saga sarà ambientato nel IX secolo d.C. e ci immergerà nel ricco mondo della cultura vichinga, nei panni dell'assassino Eivor, pronto a salpare dalla Norvegia per sbarcare nei reami dell'Inghilterra. Beowulf è il titolo di un celebre poema epico anglosassone scritto probabilmente intorno alla metà dell'VIII secolo e rappresenta uno dei lavori più importanti sulla mitologia nordica, capace di influenzare moltissima letteratura successiva, comprese le opere di Tolkien. La vicenda narra del grande guerriero Beowulf intento a difendere la dimora del re danese Hrodgar dall'assalto di un orribile mostro chiamato Grendel e in seguito addirittura dalle grinfie della madre della bestia, ancora più terrificante del figlio. Le imprese dell'eroe sono state la fonte di ispirazione anche del film d'animazione La leggenda di Beowulf di Robert Zemeckis e persino un videogioco Beowulf realizzato dalla stessa Ubisoft, un action game fallimentare sotto praticamente qualsiasi punto di vista. Chiaramente non sappiamo ancora in che modo entreremo in contatto con le avventure del condottiero, né se gli autori di Valhalla tenteranno di riprodurre il folklore della mitologia norrena alla stessa maniera di come hanno fatto con quella egiziana e greca in Origins e Odyssey, con qualche evidente concessione al fantasy. Ai nostri microfoni, il narrative director ha ribadito che in Valhalla Ubisoft ha sfruttato un approccio unico alla narrazione e che il team ha preferito concentrarsi sulla religione più che sulla mitologia. In che modo questo obiettivo si concretizzerà nel gioco è ancora tutto da scoprire, ma la dicitura "la crudele verità dietro la leggenda" ci lascia immaginare che lo studio abbia scelto di abbandonare le derive più fantasiose per focalizzarsi sul realismo. Ora la parola passa a voi, fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative sul nuovo gioco della serie Ubisoft.